chiediamo al governo di dire che qua ci sono persone a letto, non l'hanno voluto loro la malattia, prendetela voi e date dignità e rispetto, ma non al 60%, i malati in questo genere dovete pagare al 100%. La rabbia dei marittimi torna in piazza. Ieri pomeriggio il corteo per le strade della città, voluto dall'Associazione Marittimi per il Futuro di Torre del Greco. Alla base del malcontento l'incresciosa questione della decurtazione dell'indennità di malattia che si protrae ormai da mesi. Dignità! 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 Dal 1 gennaio è uscito fuori la decurtazione dei lavoratori marittimi, ma la cosa più grave è che si sta facendo una confusione, perché la decurtazione dal 75 l'hanno portata a 60. In questi giorni abbiamo fatto tantissimi diretti sui social e abbiamo avuto tantissime chiamate di mogli che stanno veramente preoccupate per i loro mariti, che non sanno cosa devono fare. Chi è che ha avuto un infarto, chi è avuto che è malato oncologico, chi ha avuto un ictus. A oggi sono a casa, non sanno come curarsi. Diciamo al governo centrale, guardare subito queste patologie di persone veramente così grave, di intervenire subito e dare sì la pace a queste persone. E oggi sono anche qui dei lavoratori della società Toremar, che si parla più di 160 lavoratori di rischio di licenziamento, perché la regione Toscana è finito il bando, devono fare il bando e vogliono fare tutto a spezzettamento, vogliono vendere linee per linee. Noi diciamo, chi viene viene con armatore, devono vendere il pacchetto intero, così l'unica società ancora oggi che ha 220 lavoratori in CRL li vogliono buttare in mezzo a una strada. Vedete le società di Sarema, Sirema, Carrema come è andata a finire. E noi non vogliamo, combattiamo per questo, per dire alla Toscana, i consiglieri, i responsabili, sì, non mi interessa, di fare un pacchetto unico. Chi viene viene va a vincere, vincerà la gara d'appalto, deve sapere che ha 220 lavoratori in quantità di rapporto di lavoro che danno dignità alle loro famiglie. La manifestazione è partita come di consueto dalla sede dell'associazione nella centralissima piazza Luigi Palomba. Poi, con cori e striscioni, i lavoratori del mare hanno attraversato le vie del centro, rivendicando dal governo e dall'INPS diritti e tutele. Vergogna, 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 vergogna. Dal 1 gennaio ad oggi praticamente l'INPS con il governo non hanno ancora i mezzi per poter pagare tutti i marittimi con evento morboso dal 1 gennaio del 2024. In pratica tutti quelli che stanno in malattia dal 2024 non sanno come verranno pagati, nonostante la legge parla chiaro e non può essere interpretata da chi che sia. C'è stato un taglio dal 75 al 60% per l'indennità giornaliera, però al momento quel 60% ancora non ci viene pagato. Presenti al corteo anche rappresentanti istituzionali di comune e regione. Al fianco dei lavoratori, l'assessore con delega alle politiche del mare Salvatore Piro e il consigliere Pasquale Difensa della Commissione Trasporti della Regione Campania. Siamo noi, siamo noi, i marittimi del futuro, siamo noi, siamo noi, siamo noi, i marittimi del futuro, siamo noi. È una causa che va sposata con i tavoli nazionali, perché non è possibile oggi abbandonare tutte queste persone che già svolgono un'attività prevalentemente tanto sacrificata, e quindi bisogna stare accanto a loro, intraprendere le iniziative importanti affinché loro possano avere una continuità sia per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, ma parliamo anche di malattie, quindi l'aspetto sanitario, che è la cosa più importante che un marittimo debba avere. L'amministrazione è sempre al fianco dei marittimi, già lo siamo stati a Roma, lo siamo stati in Consiglio Comunale, le iniziative che ci eravamo impegnati a prendere per supportare questa azione che riteniamo assolutamente legittima dei marittimi, la stiamo sostenendo con tutti i modi possibili. Abbiamo compulsato, continuiamo anzi a compulsare le altre principali città di mare, i principali mandamenti, per cercare di ottenere anche da loro un sostegno che possa spingere il governo a modificare la linea presa su questa vergognosa questione della riduzione dell'indennità di malattia dei marittimi. È intervenuto poi in serata anche il sindaco della città, Luigi Mennella, per dare sostegno e vicinanza alla causa. Yeah.